Buongiorno a tutti. Desidero ringraziare nel modo più sentito tutte le componenti dell'Ateneo che hanno reso possibile l'iniziativa di oggi dedicata alla Giornata della Memoria. Dal magnifico rettore ai dipartimenti, alle biblioteche, alla collaborazione diretta e indiretta con studenti e alcune associazioni studentesche. Il significato di questa giornata è stato già ben delineato in video dal magnifico rettore e molte altre riflessioni saranno proposte dai materiali visivi che a breve seguiranno. Per quanto mi riguarda, vorrei proporre solo una brevissima riflessione tra le tante possibili. L'immagine che vedete appartiene alla copertina del primo numero de La difesa della razza, una famigerata rivista che da subito dopo la promulgazione delle leggi razziali nel 1938, cominciò a propagandare, celebrare, diffondere le teorie relative alla supremazia razziale. Le due figure in primo piano corrispondono ai negri, utilizzo volutamente questa parola, e agli ebrei, cioè le due razze, anche in questo caso utilizzo volutamente la parola, visto che le razze, come ben sappiamo, non esistono, le due razze, dicevo, che minacciano, come vedete, il candore dell'uomo bianco che deve essere difeso con la spada. La figura in secondo piano che voleva rappresentare gli ebrei corrisponde a una statuetta trovata in Germania a Treviri e conservata ai musei di Berlino. Si tratta di una statuetta relativa al teatro antico che gli archeologi definiscono fliascica. Come vedete, nulla a che fare con i valori che si volevano propagandare. Accanto a questo, ecco, l'immagine che vedete corrisponde a Essie Levenson Taft, una bambina, ora signora, che vive felicemente a New York, e questa bambina venne scelta dalla propaganda nazista per celebrare il nuovo modello della razza ariana. Ebbene, questa bambina era una ebrea. Tutto questo ci permette di avanzare una brevissima riflessione. Le teorie sulla supremazia razziale generano violenza, sopraffazione, spesso dolori e tragedie di ogni tipo, ma al fondo, in primo luogo, sono profondamente stupide, profondamente stupide. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro di seguire con attenzione i materiali video che adesso seguiranno. Grazie Oggi dovremmo celebrare anche il giorno della speranza. L'auspicio è che la memoria alimenti la speranza di non vedere più tragedie come l'Olocausto. La speranza è che l'odio in tutte le sue forme non prenda mai il sopravvento, che anche piccoli eventi siano valutati con la giusta attenzione, che comportamenti apparentemente limitati o episodici siano considerati per la gravità delle conseguenze che possono generare. Purtroppo conosciamo tanti casi che hanno mostrato la mancanza di memoria e che hanno determinato esiti di una gravità estrema. Sono lieto che l'Università di Salerno, spinta da un'idea del collega Mauro Menichetti, abbia deciso di celebrare la giornata della memoria. Questa maratona dà a tutta la nostra comunità, non solo quella accademica, la possibilità di ricordare e alimentare la speranza. Questa speranza deve aiutarci a guardare avanti senza la paura del buio che l'odio può generare.